Ok, allora benvenuti a tutti, siamo qui su Edu3D come al solito, cioè come al solito per quelli che ci seguono da un po' di tempo e facciamo questi corsi, questo è un corso che poi non è proprio un corso degli incontri che sono dedicati a delle tematiche che si legano ai mondi virtuali, alla modellazione 3D. Ed eventualmente anche a fare delle escape room, quindi con applicazioni, possibilmente, cioè, beh, non è obbligatorio, ma insomma, una delle applicazioni più interessanti, diciamo, dei mondi virtuali è a scuola e una delle applicazioni più intriganti anche per ragazzi è costruire o seguire delle escape room. Quindi, grazie a Sfascia, finalmente, delle cacce al tesoro o delle cose anche abbastanza complesse possono essere fatte finalmente in un modo relativamente umano, no? Nel senso che noi sappiamo da decenni che studiamo, cioè che in Second Life o in OpenSim costruiamo dei mondi, no? Che sono anche molto carini, però molto spesso quando poi arriviamo a fare delle cose un pochino complesse, tipo anche appunto queste escape room in cui magari bisogna far aprire delle porte, e quindi bisogna fare degli scripting. Questi script funzionano quando si è in due persone, tipicamente, ma quando si è nel posto in 10 o 15 persone, o anche di meno, basta anche solo 4 persone, tutto va, insomma, va male, nel senso che non funzionano più gli script, le porte non si aprono, insomma, è tutto un disastro. Senza contare che lo scripting nei mondi virtuali normalmente è faticosissimo, cioè bisogna proprio imparare delle cose, bisogna essere abbastanza esperti, no? Poi alla fine ci sono tante persone che sono riuscite anche a imparare a fare degli script oppure a copiare degli script o comunque delle cose fatte da altri, ma con Spatial finalmente c'è la possibilità di usare Unity, che è un sistema che è da anni che c'è, tra l'altro, è un motore per fare giochi, per fare videogame. Noi abbiamo fatto anche in passato alcuni esperimenti con Unity, oppure anche con Godot, che è una cosa simile, open source, e abbiamo visto come usare Unity in VR chat, oppure in Altspace VR, insomma in altri mondi virtuali. La differenza è che in questi mondi, cioè che finora praticamente l'aggancio di Unity era sempre limitato, nel senso che la parte di scripting appunto era troncata, cioè tutto ciò che in Unity si poteva fare con la programmazione in Altspace veniva bloccata, oppure in VR chat si poteva fare, ma era difficilissima da mettere in piedi, anche se alcuni di voi che avevano seguito i miei corsi in VR chat erano riusciti a fare già delle cose molto interessanti. Però le stesse cose fatte in Spatial veramente sono molto facili, O comunque più facili, ecco, mettiamola così. Ora, quindi la prima cosa che avevo chiesto anche prima, e ve lo richiedo di nuovo, è se avete seguito più o meno. Cioè, chi non ha seguito fra i partecipanti i tutorial che ho fatto in video? Che in sostanza il tutorial minimo che mi interessa che abbiate seguito sono il tutorial di installazione di Unity e il tutorial che installa, cioè che fa praticamente la prima prova in cui si pubblica, cioè si pubblica, si vede sulla sandbox di Spatial, diciamo un mondicino in dove ci si muove appena appena. Quindi la prima domandina, se per caso volete rispondere in chat. Solo domanda perché in tutti questi incontri remoti non so mai se parlo da solo e si è staccato tutto l'audio o no, quindi datemi un Ci feedback. Perché mi è già successo sono. di parlare per mezz'ora al Sì. nulla. Ok, quindi io, cioè, ok, perfetto. Allora, se per caso avete dei problemi con quei video, allora, alcune cose potete anche chiederle già stasera, se volete. Ma tendenzialmente, quando ci sentiamo, nell'ottica della classe capovolta, non possiamo stare a vedere tutte le cose in diretta, diciamo, tra virgolette. Quindi, eventualmente, ci si aiuta vicendevolmente su Facebook o su altri strumenti, no?
E in questi incontri praticamente cerchiamo di capire meglio insieme, insomma, la direzione, un po' cosa si vuole fare, quali sono le difficoltà, no? Ma senza entrare eccessivamente nelle difficoltà. La cosa notevole e importantissima di questa giornata è che io, vagando su Spatial, no? Un po' come succedeva una volta in Second Life, non so se chi di voi avesse esperienza in Second Life o in Open Sim, in cui si vagava, si andavano a visitare i posti belli, carini, e poi si trovavano altre persone e si cominciava a parlare, quindi si creava una socialità, insomma, nel metaverso. E molte volte si arrivava a parlare con i creatori del posto in cui si è arrivato, no? Io addirittura più di una volta mi è capitato di parlare addirittura con Philip Rosedale, che non so se sapete, è il creatore stesso di Second Life, che all'epoca era considerato una specie di semidio, no? Wow. Quindi sì, che erano persone tutte molto simpatiche, molto, molto amichevoli comunque, questa è una caratteristica di mondi virtuali. Quindi Ross, tanto cioè, sta arrivando a cosa. Allora, Ross, Marco Rossini, mi sembra, sì, Rossetti. Rossetti, scusa, ecco, Allora, è il creatore di noi la chiameremo Sim, uno spazio in Spatial. E che a cui, avendo avuto la fortuna di incontrarlo e essendo lui stato disponibilissimo a farci vedere quello che aveva fatto, quindi a farci vedere tutte queste cose qua, lo lascerei adesso a descrivere o a condividere lo schermo, insomma, del suo spazio, insomma, dell'attività che sta facendo, perché secondo me sentire anche l'esperienza sia tecnica che umana, insomma, di qualcuno che lavora effettivamente nel campo, per noi che vogliamo far costruire escape room o piuttosto che ambienti molto semplici, eventualmente, è molto interessante. Quindi, Marco Rossetti, ti passo la parola senz'altro. eccomi, allora innanzitutto grazie dell'invito. Vi condivido a questo punto lo schermo, no? Posso condividerlo? Certo, puoi farlo. Ok, perfetto. Condividi schermo intero. Condividi l'audio anche Sì, come. sì, sì, sì. Ok. Aspetta che attivo la chat, così se c'è qualcosa da scrivere me lo scrivete qui. Allora, vi faccio solo una panoramica velocissima, solo per farvi, ecco, per descrivere un po' il mio background e come mi sono avvicinato a Spatial. Io ho un piccolo studio di grafica 3D, che lo studio Emergo, e quello che facciamo è grafica 3D, quindi rendering, modellazione, animazioni varie. Abbiamo iniziato poi a fare l'interattività e poi anche applicazioni di realtà virtuale, realtà aumentata, virtual tour, questo qua è tutto nel tempo, insomma, configuratori, eccetera, eccetera. Quindi diciamo che, adesso vi faccio vedere, abbiamo fatto anche applicazioni museali con sensori, eccetera, eccetera. Esatto. Tutto questo perché, ve lo faccio vedere non per fare pubblicità, ma per farvi capire che comunque sia, il background che io avevo era comunque un background misto, avevo sia un po' di capacità di modellazione, di 3D, ed essendo poi laureato comunque in informatica, avevo una base anche di programmazione, quindi per me è stato cioè, no, abbastanza facile, però insomma, abbastanza veloce imparare la programmazione e a creare un mondo in Spatial. Io prima di febbraio di quest'anno non avevo neanche idea di che cosa fosse il mondo virtuale, cioè idea no, però ecco, non avevo mai partecipato o creato mondi virtuali. Poi mi sono avvicinato appunto a Spatial a settembre e ho iniziato a creare il mio primo mondo, che è questo qua che vedete qua condiviso. Lo potete trovare, dopo magari ve lo faccio vedere direttamente scrivendo Studio Emergo su Spatial, lo trovate. Questo mondo qua è un mondo che inizialmente è nato solo per provare alcune feature di Spatial, quindi è stato proprio un mondo test. Ho iniziato a farlo per capire come importare i modelli 3D. Io non utilizzo Blender, ma utilizzo 3D Studio, quindi ho modellato, diciamo, il mio mondo qua all'interno di 3D Studio,
Ovviamente potete farlo in Blender, in qualsiasi software 3D, ecco. La cosa a cui sono stato attento, ovviamente, sono diciamo, i punti che generalmente tocco per creare un mondo sono innanzitutto parto dall'idea, quindi mi faccio un concept grafico mio, quindi che cosa voglio visualizzare, eccetera, eccetera. Poi guardo anche l'utilizzo, no, di questo mondo, se deve essere un mondo. Per spiegare alcune cose, oppure un mondo solamente per giocarci, comunque la finalità del mondo che andiamo a creare. E poi un'altra cosa che faccio, a cui faccio molto, a cui tengo molto, insomma, è l'interattività, che su Spatial bisogna stare un po' attenti perché l'interattività sul web e l'interattività sul visore VR sono un po' differenti, quindi quando progettate un mondo dovete stare attenti. Per esempio, nel mondo che vi farò vedere adesso, io l'ho progettato inizialmente per web e per mobile, senza pensare poi che comunque le persone l'avrebbero potuto utilizzare anche con il visore di realtà virtuale. E questo ha fatto sì che alcune quest, che io avevo reso abbastanza difficili per gli utenti normali, invece venissero risolte in maniera molto veloce da chi aveva il visore di realtà virtuale che aveva la possibilità di teletrasportarsi, cosa che no, non potevo disabilitare. Quindi questa è una delle cose da tenere conto per quanto riguarda l'idea del mondo. Se volete fare un mondo dove tutti facciano le stesse cose e nessuno possa barare, tra virgolette. Una volta creata la struttura, ho fatto delle piccole prove, sempre in Spatial, per vedere se il mio avatar era più grande, più piccolo. E questo qua mi è servito perché è molto importante, secondo me, dare una proporzione alle cose. Cioè, se io sono alto 1,70 m, 1,75 m, 80 m, gli spazi che io vado a creare li faccio leggermente più grandi di quello che sono nella realtà, diciamo. Questo perché l'utente è abituato poi, quando viaggia nei mondi, a guardarlo, soprattutto girando la telecamera dall'alto. Quindi sempre cerco di tenere degli spazi abbastanza larghi. E quindi, come vi dicevo, il primo mondo l'ho creato solamente per fare dei test. Quindi mi sono creato il modello 3D e l'ho portato in Unity. Adesso vi faccio anche vedere il progetto di Unity. E se non l'avete visto, in Spatial si può anche andare live. Questa è una modalità che potete attivare. Se io faccio go live, ecco, mi fa questa esplosione di coriandoli. Posso condividere il mondo con tutti e gli utenti che entrano nel portale di Spatial vedono che il mio mondo è live con questo segnale rosso. E cosa vuol dire? Vuol dire che io sto dicendo alle persone: entrate dentro il mio mondo, sta accadendo qualcosa qui dentro. Magari posso condividervi un video nella bacheca qua giù in fondo che ho predisposto per le condivisioni, per esempio. Quindi io potrei condividere quello che stiamo facendo adesso qua, sharing lo schermo. Non lo faccio perché non so se adesso con Zoom mi si blocca. Però comunque è una cosa che si può fare. Poi permette di far capire che sta succedendo qualcosa nello spazio. Quindi, quando create degli eventi, vi conviene andare live in modo che questa cosa venga pubblicizzata. Ovviamente, da quello che mi ricordo, dura solo 24 ore, non si può stare live all'infinito, però comunque. E poi, come dicevo, allora, il mondo l'avevo creato inizialmente solamente per provare a importare le geometrie, a fare il baking della luce. E a inserire alcuni piccoli lavori nostri, cioè delle immagini semplicissime. Poi col passare del tempo ho visto che potevo anche creare delle interattività particolari e quindi le ho implementate e con il tempo sono riuscito a ingrandire questo mondo, ok? Quindi diciamo le cose che qua potrete vedere poi se avrete tempo e voglia, insomma, quando abbiamo finito la call di provare. Sono il discorso delle quest, che penso che abbiate già fatto una lezione sulle quest. Comunque,
raccogliendo alcuni oggetti si sbloccano alcune aree del gioco, come per esempio questo ponte sospeso è un ponte che se voi entrate normalmente nello spazio non vedete, ok? Però se raccogliete, come poi vi dirà la quest, adesso qua ci sono i controlli, ma appena raccogliete i 10 cubi sparsi nel mondo. Ah, una domanda volevo farti, Sì, sempre prego, chiederti, ma prego. qua, quando hai finito da questo non c'è modo per farla ripartire da capo? Certamente, certamente. Le quest, quando adesso ve lo faccio vedere qua. Ok, questo qui è il progetto Unity legato allo spazio che avete visto prima. Quindi, diciamo, ho importato tutto il mio modello 3D. Ovviamente la cosa più importante in assoluto è l'ottimizzazione, cioè quindi se voi per esempio vedete anche questa statua che da lontano sembra avere tantissimi dettagli, molti poligoni, eccetera, eccetera, in realtà se andiamo a vedere il wireframe sovrapposto, vedete i poligoni sono pochissimi, penso che le vediate le suddivisioni dei triangoli, aspetta che magari ingrandisco. Ingrandisco un attimo. Si intravedono poco, ma si intravedono. Si intravede, esatto. Questo è lo script grafico sposto. Ci vorrebbero i due monitor, ma e questo è molto importante perché poi più i vostri mondi li lasciate leggeri e più sono veloci da caricare. Non fanno riscaldare i telefoni e le persone sono più contente di entrare perché non rallentano e quindi potete mettere un sacco di qualità grafica dentro, lasciando il mondo molto, molto leggero. Come vi dicevo, in questo mondo qui abbiamo inserito delle quest. Adesso qui magari vi farà molta confusione, però tutta questa parte sulla sinistra che sto scrollando, diciamo, sono tutte le parti relative alla programmazione e ai modelli che ho inserito nel mondo. Quindi, per esempio, sotto Lights avrò ancora chiuso tutte le luci presenti nel mondo. Sotto Reflection ho inserito le Reflection Probe, che sono delle sfere che raccolgono le riflessioni dell'ambiente e che sono molto utili quando creiamo dei materiali, per esempio, cromati, come questa sfera, per esempio. Questa sfera, come vedete, è di cromo e sta riflettendo l'ambiente intorno, ma non lo fa in tempo reale perché sarebbe troppo pesante. Lo fa attraverso queste reflection probe. Poi sicuramente quando imparerete a utilizzare Unity sarà una delle cose che utilizzerete perché è la base delle riflessioni, diciamo. E qua ci sono i collectible, che sono i miei cubi di energia che ho sparso, sarebbero questi qua, che ho sparso nel mondo. Ogni cubo è stato programmato con uno script. Quindi ogni cubo ha uno script dove c'è una rotazione, dove ci sono insomma alcuni comandi. Questo poi lo vedrete più avanti quando andrete a studiarvi insomma gli script su Unity. E poi abbiamo le interazioni. La cartella delle interazioni. Qui, per esempio, mi sono creato per comodità mia dei piccoli game object null, che sono degli oggetti vuoti a cui io do un nome, non hanno nessuna funzione. L'unica funzione che hanno è accogliere il mio script. Così quando devo andare a ricercarli sono più comodo. Per esempio, se io clicco su admin e qui vado a vedere che c'è lo script. Questo qua, per esempio, andiamo a vedere. Admin setting, questo che cosa fa? Per esempio, questo script qua è lo script dell'amministratore. È uno script molto semplice in cui quando io la prima volta premo il tasto dello spazio, che è quello che poi si usa per saltare in spatial, il sistema se ne accorge e cosa fa? Fa un check con un if, che è una condizione molto semplice, che mi dice sei l'owner, cioè il possessore, sei l'amministratore di questo spazio? Se sì, allora fammi fare i salti moltiplicati per 6.
Quindi se io sono l'amministratore dello spazio, gli ho dato questo superpotere, diciamo. Infatti, se ritorno, ecco qua, nel mio spazio, gli avatar normali che vedete qua, se vogliono saltare, possono fare solamente, mi pare, un salto perché glielo ho detto io. Mentre io ne posso fare 6, 2, 3, 4, 5 e 6. Capito? Ecco, vedi, gli altri avatar che sono qua possono fare solamente uno o due salti. Quindi questa qua è un'altra interazione che si può fare in uno spazio che create da zero. Quindi oltre alla raccolta degli oggetti, alle quest, attraverso la programmazione potete utilizzare qualsiasi cosa vi venga in mente. Per esempio, io ho utilizzato la programmazione anche per questo gioco qua. Ecco, questo qua è un gioco matematico dove ovviamente, forse non l'ho spiegato molto bene, devo dire, nel mondo. Comunque, qua ci sono delle sequenze di numeri, delle sequenze. Noi dobbiamo indovinare il numero identificato da queste frecce della sequenza e poi farle camminando nel vuoto. Quindi l'avrei dovuto spiegare meglio. Comunque, per esempio, nella prima sequenza, il secondo numero è il numero 6. Quindi io, camminando nel vuoto, facendo proprio una prova di fede, riesco a camminare con dei pannelli che mi si creano sotto. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Ovviamente se vado nella posizione sbagliata, casco. E mi fa ripartire all'inizio. Anche questa qua è una programmazione. Vedi, sotto c'è un muro invisibile che quando l'utente casca dalla piattaforma, tocca questo muro e viene teletrasportato direttamente nello start. Adesso non vi volevo spoilerare tutti i numeri, comunque diciamo, se io faccio sei passi, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, poi ne faccio 5. 1, 2, 3, 4, 5. Questa qui è la mia quest. Quindi attraverso la soluzione di questi numeri io riesco a far apparire tutte queste piattaforme che mi portano poi sul tetto. Adesso io ovviamente, essendo l'amministratore, avendo i superpoteri di fare sei salti, posso rubare e andarci direttamente così. Ecco. Però finita la quest, arrivate su questo tetto. E dove, ecco, ci saranno altre piccole quest che qua vi potete anche sedere. È un piccolo angolo per chi vuol parlare senza farsi sentire dagli altri, insomma, una piccola area relax. E qua ci sono altre quest. Un'altra quest che potete fare è questa qua sotto, per esempio, dove in questo caso io ci sono arrivato saltando dall'alto. In realtà ci arrivate, esatto, dal mondo entrando dentro questa porta a cui ho dato anche qui delle animazioni, scusa, dei comandi sempre con lo script per aprire. Esatto. E qua posso entrare dentro un teletrasporto, che anche questo qua è un teletrasporto standard di Spatial, quindi qui non ho programmato nulla. Entro qua dentro. E in Spatial abbiamo la possibilità di regalare o di far guadagnare ai nostri visitatori, per esempio, una nuova skin. Quindi se io arrivo in questo punto perché sono stato bravo, perché ho vinto una quest, o perché ho trovato il modo per aprire una porta ed arrivare a questo punto, posso cliccare questo elemento interattivo, ecco, e mi guadagno la skin Cyborg di Mergo. E a questo punto l'utente se la trova nel suo backpack. Ok. Qua ci sono Ah, una altri cosa avatar. che stupida, ma che per togliersela, per tornare a quella di default, come si fa? Allora, Okay. in realtà questa skin che io ho programmato funziona che appena tu tocchi, la indossi e ti rimane così per sempre nella sessione di gioco. Quindi
Quindi se tu adesso esci dal mio spazio e rientri, ritorni con il tuo avatar normale. Ok? Quindi questo è proprio è un limite di spatial, ma penso di averlo programmato io, devo vedere perché non mi ricordo. Altrimenti basta andare nel tuo profilo utente, edit avatar, e puoi prendere il tuo avatar che hai guadagnato. Io ho guadagnato anche quest'altro perché ho fatto anche la versione donna. Ah, vedi, esatto, qua mi dice non posso cambiarlo, devo per forza rientrare nello spazio. Quindi se io esco e ricarico lo spazio. Perché una delle caratteristiche del metaverso più interessante è che la gente si immedesima in quello che indossano, Sì, ma quindi l'avatar è quindi. allora in realtà io l'ho fatto per due motivi. Uno perché era la prima volta che a quel tempo potevo fare cambiare gli avatar ai personaggi, cioè era proprio uscito da poco su Spatial questa possibilità, quindi l'ho implementata subito al volo e quindi l'ho lasciata così. E l'altra perché era interessante perché adesso per esempio sto facendo un multiverso, non se un multiverso. Un piccolo spazio nel metaverso dove tutti gli avatar devono essere uguali per poter partecipare. Quindi li faccio direttamente cambiare io, ecco. Quindi è una possibilità che posso fare. Quindi qua se invece vado su avatar e li scelgo direttamente, posso cambiare la donna, che questa qua, la donna è lo stesso, un avatar che abbiamo fatto noi, che si può guadagnare avendo un po' di skill, Ecco, fare un saltando. avatar, per dire, io non ho ancora guardato perché Allora, sempre fare un avatar è sinceramente complicato. è un po' complicato, ma non così tanto. Ecco, qui volevo far vedere che questo qua, per esempio, è un piccolo percorso ad ostacoli. Chi arriva qui e tenta di andare su quest'isola, saltando, non ci Non ci riesce. riesce. Perché per guadagnare Per questo guadagnare avatar questo devi avatar, prima devi prima aver aver risolto risolto l'altra quest, l'altra quest, andare sul andare sul tetto, tetto e sul tetto e ti sul faccio tetto ti faccio guadagnare guadagnare il triplo il triplo salto. salto. Quindi arrivato Quindi qui arrivo con il qui triplo con il triplo salto, salto, riesco ad arrivare in questo riesco ad arrivare in isolotto e questo quindi mi isolotto guadagno e quindi mi l'avatar. guadagno l'avatar. Quindi capito, questo Quindi qua è un capito, questo piccolo qua è un escamotage che io ho piccolo fatto che ho fatto per. per. Sì, c'è un Sì, eco, c'è qualcuno che qualcuno. sta Ah, forse c'è facendo. qualcuno che ha il No, microfono aspetta, aperto. muto tutti e poi provo a vedere se riesco a. Ah, ok. Ok. Prova a parlare, vediamo se c'è ancora l'eco. No, non c'è più l'eco. Ok. E Dicevo, quest'altro. Emanuele, questa cosa qua del triplo salto forse non l'ha trovata. Mi Il diceva. triplo salto non l'ha trovato, dovrebbe essere. Questo qua è un altro avatar che ho fatto, molto semplice. Allora, per fare un avatar, se avete un po' di skill comunque di modellazione, potete modellarvi un avatar in T-pose, che è la classica forma a T degli avatar, anzi che è questa qua, questa che vedete qua, ok? Oppure li potete anche trovare, scaricare dove volete. E un trucco che io vi consiglio è quello di utilizzare Mixamo per caso? Mixamo. Perché ecco, Mixamo, noi abbiamo fatto già dei corsi negli anni passati Esatto. in cui Ok, facevamo degli allora avatar, esatto. ma non so se le persone che partecipano qua lo sanno tutti, ovviamente. Ok, questo qua, allora in realtà vediamo se ma mi ha fatto loggare. Non pensavo di essere loggato. Ecco, questo qua è un altro avatar che sto facendo, quindi me l'ha tenuto in memoria. La cosa interessante è che se portate un avatar di qualsiasi tipo e caricate un FBX, io adesso qui non ce l'ho da farvelo vedere, però c'è un processo automatico in Mixamo dove voi gli dite semplicemente in questo punto qua nel centro ho il bacino, in questo punto qua ho il gomito, qui ho il polso, qui ho il mento. E qui ho le ginocchia, proprio lo indicate semplicemente con questi sei punti dove volete, e Mixamo vi fa direttamente lo skin del personaggio. Quindi vi crea un personaggio tipo questo qua che vedete, e a questo punto potete scegliere qua tra le mille animazioni che ci sono,
l'animazione da associare al personaggio, ok? Quindi semplicemente se volete fare per esempio un personaggio che cammina, walk, per esempio metto walk, per esempio questo, walking. Ok, ovviamente noi lo dobbiamo fare in place perché, ecco, esatto. E quando faccio poi il download mi permette di scaricare questo personaggio, ve lo faccio vedere, e basta scegliere FBX, addirittura c'è FBX per Unity, quindi se noi utilizziamo Unity è meglio mettere questo, e con skin, perché ci serve anche avere il personaggio che noi abbiamo importato. Questo qua è indifferente, sono di frame al secondo, ma è indifferente. Fate download e appena fate download, niente, avete l'FBX del personaggio che potete portare dentro Unity e alla fine lo vedete E poi quando lo porti praticamente. su Spatial si muove, cioè così, giusto? Esatto, quindi praticamente io qua dovrei avere anche il cyborg. Vediamo se ce l'ho. Siamo cyborg. Esatto. Questo è il modellino del cyborg, è quello che porto dentro. Poi ovviamente, ecco, qui non c'è nulla perché, diciamo, ho importato solamente il cyborg con le ossa, perché poi i movimenti, la camminata, il salto, quelle lì sono tutte cose che fa direttamente Spatial, quindi non ci Sì, ma interessano. adesso non è il caso di entrare in dettaglio, Sì, anzi, no, no, scusa infatti. se ti ho fatto No, no, era parlare. solo, è un excursus veloce alla fine, infatti. E Comunque, no, in quindi. senso, adesso ti abbiamo fatto parlare molto, so che potresti andare avanti ancora a Sì, no, lungo. infatti interrompimi se. No, no, ti interrompo più che altro perché volevo chiedere a quelli che ti stanno ascoltando se hanno delle domande, non da Magari sì, farti. preferisco perché mi rendo conto che magari alcuni sono più tecnici, alcuni meno tecnici, Sì, oppure se vogliono ho... sapere i tool che utilizzo, perché io non utilizzo solo i 3D Studio, utilizzo anche per esempio altri software per farmi le texture, Sì, noi quindi. nel 2D normalmente usiamo Blender, no? Sì. Infatti, quando insegnavo qualche giorno fa a fare l'animazione in Unity, mi dicevano tutti che era più facile il Blender, no? Ma perché Sì, sono... sono due cose diverse perché poi. Allora, in Unity fai fatica ad animare bene le cose, perché ovviamente non hai la possibilità poi di crearti le ossature, di fare cose particolari. Quindi in genere lo si fa o in Blender o io utilizzo 3D Studio. Sì. Quindi la stessa cosa, porti qui un oggetto, lo animi. Addirittura se io faccio una sfera, per esempio, molto semplice, faccio una sfera. Poi questo lo si può fare la stessa cosa che fai in Blender. Gli faccio l'animazione, magari gli dico che al fotogramma 50 è a quest'altezza, al fotogramma 64 è a quest'altra altezza, in quest'altra posizione, e al fotogramma finale copio il primo e lo porto nell'ultimo e faccio play. Io mi sono creato l'animazione della sfera a loop. Quindi se io qui seleziono la sfera ed esporto l'FBX e lo carico in Unity, direttamente ho questa sfera che si anima, appunto. Quindi è molto semplice come cosa. Poi addirittura l'animazione che voi importate dentro Unity, potete decidere se farla partire o meno. Quindi per esempio un'animazione può partire magari quando premete un pulsante, oppure quando fate un'azione, quando vi avvicinate a un oggetto, quando, insomma, qualsiasi cosa. Ci sono piattaforme in particolare da cui scaricare oggetti, materiali, animazioni qualitativamente accettabili e gratuite. Allora, SNI, nel senso che io quando devo cercare gli oggetti vado prima cosa in SketchFab, che comunque conoscete tutti. Qui, tra l'altro, mi sa che ci sono anche dei miei modelli perché è da molto che non lo utilizzo. Ah, questi sono modelli che ho fatto io con delle scansioni con la fotogrammetria. E tra l'altro, esatto,
se avete un account con degli oggetti 3D, per esempio, e andate in Spatial, li potete inserire dal vostro account. Per esempio, se io vado qui, aggiungo un contenuto e, per esempio, vado su. Queste sono immagini mie di un altro metaverso che stavo facendo relativo alla moda, però se vado sotto Sketchfab, esatto, e posso scaricare gli oggetti gratuiti, ma posso scaricare anche i miei. Per esempio, questo qui è un oggetto che ho scansionato io a Milano, non mi ricordo se nell'Accademia delle Belle Arti, non mi ricordo. Però lo posso portare qua in Spatial e inserirlo. Comunque, diciamo, Sketchfab è quello che uso di più in assoluto. Tipo, non so, devo fare una balena, cosa che sto facendo per un lavoro, faccio downloadable e quindi guardo quelle che sono magari gratuite, che non sono a pagamento, se le voglio gratuite. Tipo questa qua, per esempio. È una balena scaricabile. Questa è scaricabile. La prima cosa che faccio, controllo nel Model Inspector se i poligoni sono umani. In questo caso lo sono, quindi cioè, è un oggetto che ha pochi poligoni e mi va molto molto bene. Cioè, questo è un oggetto fatto proprio in maniera perfetta. I poligoni sono al posto giusto, hanno gli edge loop giusti, le texture sono fantastiche, quindi se io vado su download, e scarico l'FBX da 20 mega e lo posso portare direttamente dentro Unity e ci faccio quello che voglio, insomma, lo posso posizionare come oggetto, lo posso se lo volete animare lo potete portare prima in Blender, se volete magari fare un percorso di qualsiasi tipo e poi lo rimportate un'altra volta in Unity. Altre fonti, ovviamente l'Asset Store. Questo è impagabile, cioè questo qui, l'asset store di Unity è quello che ha in assoluto più modelli sia a pagamento che free, quindi una volta che vi fate l'account, io ce l'ho e ho. Beh, l'account è automatico entrando in Unity, è lo stesso di Sì, poi Unity. se acquistate le cose, io ho gli asset salvati, ho i miei asset, quindi qui. Vedo tutte le cose che ho comprato, anche quelle gratuite ovviamente, personaggi o effetti speciali, eccetera, eccetera. Quindi questo io in genere, le prime due risorse che guardo sono queste qua, sono l'Asset Store oppure mi faccio un giro se devo cercare anche qua, Whale Free 3D Model. In genere guardo su Free 3D oppure Turbo Squid, CG Trader, sono questi qua, diciamo, le banche dati un po' più conosciute dove ci sono modelli a pagamento e alcuni sono gratuiti. Quindi Sì, per il certo. resto, per il resto modello tutto, per fortunatamente, essendo il mio lavoro, quello che posso, insomma, lo modello, è buono, insomma, ecco, senza andarli a comprare, ma molte volte preferisco magari spendermi 30-40 euro per comprare un modello già fatto bene, già ottimizzato, tutto quanto, piuttosto che farmelo io che ci sto magari un giorno di lavoro e non ha Sì. senso, capito? Quindi, Certo. C'è una domanda ancora che non so se la vedi. ma se si importa un modello da Sketchfab o altre piattaforme, serve metterla a collisione? Nì, nel senso, ti serve la collisione? È quello che ti devi domandare. Se io importo una balena, per esempio, come stavo facendo in questo metaverso nuovo che sto terminando, se questa balena io la faccio fluttuare in alto e non ho interazioni, è inutile che gli metto un collider, cioè non ha senso, capito? Quindi dipende che cosa ci devi fare. È ovvio che se tu devi cliccare sull'oggetto, toccarlo in qualche modo interagire, bisogna che un collider glielo metti. Qua Per il nel mio. collider serve anche per farlo touchable, giusto? O no? No, quello Ah. no, perché per esempio, vediamo se c'è. Per esempio, esatto, se andate nel mondo, questo qua.
Ecco, lì vedo che c'è qualcuno nel ponte che non so chi sia. Esatto, Era così uno vedo. di quelli, Esatto, forse. qua Ah sì, Tecnoprof credo che sia uno dei nostri. si avvicino. Ah, tra l'altro un'altra cosa molto interessante che si possono fare in Unity, sono dei volumi che ti permettono di cambiare l'estetica di quello che stai guardando. Quindi se io, per esempio, sono in una stanza, ci entro dentro e gli voglio dare un effetto dark, non so, tipo videogame Resident Evil, molto cupo, eccetera, eccetera, lo posso fare con questo volume, come ho fatto qui. Quando io finisco la quest e mi appare il ponte e arrivo in quest'area, mi avvicino, ecco, qui vedete che il mondo è un po' cambiato, vedete, ci sono degli effetti di aberrazione cromatica qua nel lato, tutto è diventato più giallo, mi è partita la musica, e questo lo posso fare attraverso un collider che ho messo qua per diciamo, per scatenare questo effetto. Collider che è qua sopra. Esatto, che è qua. Dove qui c'è un trigger, mi pare. Esatto, questo è un trigger event molto, molto semplice di Spatial. Quindi quando io entro all'interno di questo trigger, che cosa succede? Gli dico semplicemente on enter, cioè quando entri fai suonare la musica e fai vedere gli ologrammi, e quando esci stoppa la musica e stoppa gli ologrammi. Quindi è molto intuitivo come sistema. Ecco, lì per far vedere gli ologrammi gli ho solo messo il tick Sì, esatto. Io qua. elemento e lo abilita in pratica. Sì, praticamente cosa ho fatto? Per farli vedere tutti quanti, vediamo se mi ricordo, ci dovrebbe essere qua ologrammi. Vediamo, aspetta, se sono stato bravo. Ologrammi, ecco. Esatto. Questo. Se ci vado vicino. Ok, questo oggetto nullo si chiama ologrammi, adesso è disabilitato. Se io lo abilito, mi fa vedere il primo ologramma. Ok? Quindi è semplicemente un accendi e spegni. Quindi io cosa faccio? Quando entro nel trigger, gli dico semplicemente l'oggetto ologramma, fammelo vedere. Ok, quindi ho abilitato tutti gli oggetti che sono sotto il padre ologrammi. Quindi se io lo E attivo, questo lo senza riattivo, script di fatto, no? Perché... questo senza script, con un semplice trigger, entro dentro e gli dico quando arrivi fammi vedere gli ologrammi, quando esci nascondimi gli ologrammi, che Ecco, è posso questo qua. Ecco, chiederti una cosina, vedi? visto che ti vedo molto lanciato, no? Che Ah le no, cioè dimmi persone... tu se è troppo complicato, No, ditemelo, no, beh, è un po' dimmelo. complicato nel senso che le persone che sono arrivate hanno visto malapena Unity... Però almeno vedo una panoramica di quello che si può fare, quindi Esatto, non. quello è già bello, però visto che sei lanciatissimo su queste cose, riesci a farmi vedere gli spatial più semplici, quelli, come Sì, i si chiama? Cioè, trigger. sì, trigger più Esatto, le allora altre questo cose. qua è il trigger event e standard di Spatial, quindi è il più semplice di tutti. Questo qua praticamente attraverso il trigger gestite un'area. Quest'area la gestite da questo. Adesso non volevo Ecco, lo dico spostarlo. solo perché l'ho fatto vedere anche in uno dei miei video, ma per aggiungere un trigger basta che nella scena si fa add, Sì, no? Clicco. basta andare qua. Game object. E poi c'è proprio spatial, no? Una No, cosa... aspetti, in genere lo faccio da qua, ma. Spatial. E poi ci sono tutti E qui ci sono gli tutti oggetti già fatti di spatial che già sono... predisposti, E esatto, già solo con avrete. quelli si può fare delle cose miracolose, no? E Ah, questo io qui, utilizzo no? solamente questi. Infatti. Poi dopo ovviamente ci sono gli script, però comunque oltre all'entrance, qui c'è l'entrance point per definire il punto di ingresso dei personaggi. La camera, questa qua serve solo come camera di ingresso, ma è la stessa camera che poi è quella che vedete lì sulla destra che inquadra il mondo, da cui si ricava l'immagine che metterà poi nel vostro spazio quando lo mettete online. Poi questo è il sito hotspot, dopo ve lo faccio vedere, è l'hotspot per sedersi.
Il trigger event è questo che stiamo guardando adesso, che vi faccio vedere più in dettaglio. Il trigger è semplicemente un adesso non mi viene in italiano, è un attivatore, è un attivatore, come se fosse un interruttore, capito? Quindi se ti avvicini, entri dentro, ci fa una cosa, se esci, fa un'altra. E poi ci sono le altre, ve le faccio, poi c'è l'interactable, adesso questi ve li faccio vedere al volo proprio. Quindi io qui che cosa ho usato? Io ho usato semplicemente un trigger, quindi questo qua è un trigger, questo qua dentro, che ho messo in scena. Poi cosa ho fatto? Quando mettiamo un trigger, ve lo dirà Unity comunque, ma bisogna metterci un collider, che è questo qua, uno sphere collider. Che cos'è? È una sfera in cui tu vai a dire attraverso il suo raggio il campo d'azione di questo trigger, cioè se il mio personaggio è al di fuori di quest'area non succede niente. Appena entra dentro quest'area scatena questo evento, cioè l'on enter. Quindi quando io infatti entro in quest'area, cosa succede? Mi abilita l'audio e mi Nel senso che lo dico perché magari non è così istantaneo per le Sì, dimmi. persone, sceglie praticamente l'audio che è stato messo. Io ho fatto anche un video dove spiego proprio questa cosa, no? E gli Sì, fa il play, cioè gli fa funzionare il esatto. play, che è una cosa molto semplice. Esatto. Quindi qui per esempio, se io ho il mio omino, appena entro dentro questo spazio, sentirete che parte l'audio e vedrete che appaiono gli ologrammi. Quindi io cammino piano, ecco. E Non so questa se. cosa qua si fa con due clic, praticamente. Ecco, questa è Sì, questo qua la cosa cioè, miracolosa che volevo questa sottolineare. cosa semplice è data da questa cosa qua fondamentalmente, dall'on enter e on exit, questo qua, Sì, quindi quando entra. e sono quei due baffetti, lì sono già messo proprio gli oggettini, uno Esatto, che sì, era il io qui suono. gli ho detto semplicemente game object attiva l'oggetto ologrammi e qua sotto disattiva l'oggetto ologrammi, quindi quando io entro seleziono gli ologrammi, ecco questo qua. E questo ci tengo a sottolinearlo, scusate se lo faccio 27 volte, ma non si scrive una riga di codice, almeno, cioè lui però è anche Sì, scritta. no, questo qua è solo attiva e disattiva gli ologrammi. Poi che cosa ho fatto? Devo vederlo perché non mi ricordo. Ah, questi qui sono i trigger delle sedute, molto semplici, quindi basta solo crearli. Si chiamano proprio seat hotspot, li create, li mettete dove volete, quindi il personaggio Ecco, però vedo che hai cliccato su Force. Ah, ecco, ti stanno questo. chiedendo una domanda, Rosalia. Ma Non so l'ologramma è se. un'immagine, un modello 3D? No, no, è un'immagine. Ma un'immagine che hai messo dentro un quadro, cos'è? Cioè una. Sì, aspetta che esco, che l'audio dà fastidio. È semplicemente un quad. Un quadro sarebbe un oggetto con una sola faccia, no? Cioè Sì, un quadrato questo con una qua. sola faccia. Lei gli chiede se è un GIF, se è una GIF. Allora, adesso qua in realtà è più complicato. Non volevo andare nel dettaglio, ma in realtà è uno shader questo qua. Infatti, temevo quello. Non è. Però, cioè, nel senso, la stessa cosa la potete fare anche con un'immagine. Cioè, se voi Ma lei andate. chiedeva con una GIF, potrebbe essere resa in questo modo? Ah Chiedeva. sì, che create una GIF, poi in spatial la mettete in play, però la dovete creare, cioè l'effetto questo qua dovete crearvelo, quindi è un po' più complicato. Questo qua è uno shader fatto apposta, è un po' più complicato, ecco, diciamo come cosa. Comunque, magari potete fare anche degli esperimenti. Appunto, io dico a tutti che qui non c'è qualcuno che insegna agli altri. Vabbè, Ah in questo sì, caso io c'è. queste cose non c'è, nel senso non sono per insegnare, io le ho imparate da febbraio, da quando ho iniziato il mio primo lavoro. Anzi, se siete curiosi, vi faccio vedere al volo. No, ve lo faccio vedere dopo alla fine. Io, avendo fatto questo spazio, è entrata dentro una persona, l'ha visto e mi ha commissionato il primo lavoro a marzo. Quindi subito. Quindi E hai io per il trovato sì, lavoro, io praticamente. per il salone del mobile gli ho fatto uno showroom virtuale per l'inaugurazione ad aprile. Quindi per dire, ecco, che è stata abbastanza veloce, veloce come cosa.
Vedete, qui vi sono i trigger delle sedie, molto semplici. Vedete qui l'omino va da solo a sedersi. E qua davanti ci sono dei trigger invece che mi permettono di switchare l'ologramma. Quindi se io premo il secondo mi cambia il quadro, se premo il terzo mi cambia il quadro e così via. Qui ci sono dei quadri, diciamo, di artisti. Questo è di Dalì. Mi ricordo, questo è quello famoso, non me li ricordo sinceramente i nomi questa vabbè, la Venere ovviamente. E questa cosa qua come l'ho fatta? Molto semplice, con i trigger, anche qua, scusate, no, con i trigger, con l'interactable, che sono sempre standard di spatial, quindi stessa cosa per crearlo, spatial, interactable. E quindi questi come li ho fatti? E anche questi qua li ho fatti molto semplici, cosa che un programmatore non dovrebbe mai fare una cosa del genere come l'ho fatta io. Però comunque per renderla semplice cosa ho fatto? Ovviamente l'interactable ti reagisce con un raggio. Quindi qua io posso scegliere se rendere l'oggetto interattivo all'interno di un'area oppure meno. Quando io entro all'interno dell'area, il mio interactable si attiva. Quando io clicco sul pulsante, come abbiamo fatto prima, cosa faccio? Faccio apparire la Venere e faccio scomparire gli altri tre quadri. Quindi quando io premo il primo pulsante, faccio apparire la Venere e faccio scomparire gli altri tre. Ecco, io Quando credo premo che farò un video proprio su questo effetto, perché tra l'altro volevo farlo. Il secondo, se guardate qui sulla mia destra, quando io premo il secondo, scompare la Venere, si attiva il secondo e gli altri due rimangono nascosti. Quando attivo il terzo, si attiva il terzo, eccetera, eccetera. Questo qua in genere l'ho fatto perché volevo mettere quattro quadri e come lavoro umano era molto veloce. Ovvio che Sì, se avete ma va 100 benissimo. modelli non è il caso, ecco, se dovete No, fare no, ma io cambiare 100 cose non è la cosa volevo adatta. farlo, ad esempio, per fare dei piccoli quiz, no? Insomma, in modo Sì, tale esatto, che con dei quiz quando qualcosa. Certo. ma anche solo di caccia al tesoro, nel senso che se tu trovi l'oggetto giusto, no? E lo Sì. clicchi, o lo F, cioè perché sai che lì puoi Sì, fare anche si può F. prendere Allora poi si apre la porta, ad F. esempio, oppure Esatto. succede qualcosa o si sente una musica, insomma, queste cose E qua. qui di altre Quindi cose per esempio. standard non ho usato nulla perché ho usato, vedete, queste qua sono le sedute, gli oggetti sedute, qua ho usato gli oggetti sedute. Ecco, quelli tipo Squid Game invece sono scriptati, cioè Questi quelli. qua sopra, questi Anche qua. sì, anche quelli che camminano Allora, qua in molto. realtà ci sono morto dietro Quindi non perché. è facile. No, allora, lo script in sé per sé è stato semplice da fare. È stato difficile il progettare il tutto, perché Ah, cosa ho aspetta, dovuto. chiedono se è una cosa, Ah. chiedo, leggi se lo vedi. Con il visore si attivano allo stesso modo? Allora, Rosalia no, ed è stata infatti quella cosa che ho detto nell'introduzione, cioè quando si crea un mondo bisogna stare attenti al fatto del VR. Quindi se voi sapete al 100% che la maggior parte delle persone lo utilizza col VR, allora questo tipo di giochi dove voi da qui dovete fare un percorso per arrivare sul tetto, non ha senso farlo perché da VR tu clicchi sul tetto, ti teletrasporti e quindi cioè, finisce il gioco, capito? Quindi attualmente questa cosa non si può disabilitare. Io l'ho chiesto ai programmatori di Spatial se mi davano una funzione per capire se un utente che si collega nel mio mondo E con il web. al visore oppure no, capito? E loro hanno detto che lo implementeranno, anzi, penso che l'abbiano già implementato. Quindi io posso sapere se tu hai il VR o il telefono, però non posso evitare di farti teletrasportare. A questo punto, io, se voglio fare un gioco da far giocare a tutti, tranne quelli del VR, perché possono rubare fondamentalmente. La cosa che posso fare è che controllo all'inizio attraverso uno script se tu hai il VR,
Se ce l'hai, magari ti metto intorno all'avatar una bolla di 3 metri, di raggio di 3 metri, dove tu sei all'interno, non ti puoi teletrasportare da nessuna parte e quindi non puoi giocare. E io all'interno magari ti dico, guarda, se vuoi giocare, collegati senza VR. Capito? Questo è un trucco che magari si può utilizzare per... È uno dei pochi casi in cui in realtà chi ha il VR viene, come dire, messo in secondo piano. Esatto, sì, ma perché molti giocano, cioè la maggior parte delle persone comunque sono ragazzini che Discriminato. giocano, capito? Quindi sono abituati a usare le console, i videogiochi, non tantissimi col VR, da quelli che vengono dal mio mondo, Sì, certo. però potete fare anche il contrario, potete fare un mondo totalmente in VR, dove potete escludere poi quelli che si collegano da Ecco, c'è telefono, ecco. un'altra domanda, scusa se Sì. ti velocizzo un po', ma solo una cosa volevo dirti, noi di solito facciamo un'ora e un quarto, Ah, quindi... guardi, io quando volete io finisco, Sì, cioè no, ma stai difficile. andando benissimo, anzi, fin troppo, cioè, nel senso che ti sei praticamente, stai facendo tu la lezione in pratica No, qui. io quello che magari vi volevo far vedere era solo non la complessità, perché sembra che sono chissà chi. Però il tempo che ci vuole a fare un mondo fatto bene, capito? Quindi Sì, io ci ho immagino. messo un sacco anche per fare questo video, questa parte qua di gioco, che magari ve la faccio vedere un secondo al volo, perché tanto ho il superpotere, ci arrivo in 3 secondi. Esatto, Andrè, esatto, puoi fare la stessa cosa. Io ho fatto la stessa cosa. Però non posso limitarlo a tutti, perché guarda, adesso te lo faccio vedere. Allora, nel mio mondo, io qua ho messo un collider per evitare che le persone col teletrasporto lo possano superare. Però ho visto che comunque, mettendo il collider in alto, fanno una parabola talmente alta che riescono anche ad arrivare qua su, per esempio. Quindi è un po' complicato e molte volte mi rovina l'esperienza utente per quelli che magari non hanno il VR. Quindi, giustamente come hai scritto tu, non è semplice da gestire questa cosa, quindi devi sacrificare o uno o l'altro. Esatto, hai usato collider molto alti, che però dovresti poi disabilitare. Quando arrivano poi gli utenti normali che devono attraversare il muro, lo devi comunque togliere il collider. Quindi è da studiare, ecco. Qui invece in questo caso è stato molto complicato, perché qui ho usato delle piattaforme dove ogni piattaforma l'ho programmata con un box collider che mi serve per far andare il personaggio sopra. Sotto gli ho messo un trigger, quelli semplici di Spatial. Quindi su ogni piattaforma c'è un trigger. Quando io entro questa piattaforma, dentro questa piattaforma, mi fa dei check. Vediamo un po' attraverso uno script che è questo. Fa vedere un po'. Esatto. Non mi ricordo assolutamente cosa fa, però da quello che mi ricordo, non mi ricordo. Vabbè, ma non è importantissimo Non anche è importante, sì. perché gli script di oggi non, meglio lasciarli Sì, in no, è secondo per far vedere piano. che praticamente questo script che cosa fa? Fa questo. Se io sono l'omino e se vado su una piattaforma, se è sbagliata, mi crea questo effetto di particelle e mi riporta all'inizio. Se è giusta, invece, mi cambia solamente il materiale della Ma adesso a te piattaforma. ti fa vedere qual è il percorso giusto, perché l'hai già fatta A me mi questa fa cosa. vedere il percorso giusto, perché io ho programmato che se tu, utente, hai finito il percorso e rientri nel mio spazio e vuoi andare a goderti il panorama lassù in alto, lo puoi fare perché il percorso l'hai già fatto e io ti indico già la strada. Quindi, diciamo, è un Non è premio. un super user questo, è un dono che Allora, fai a tutti. io ce l'ho comunque nel super user, io ce l'ho comunque nel super user perché mi serviva per il debug. Però, se voi lo finite normalmente, anzi, se volete rubare, potete fare lo screenshot della piattaforma, così avete.
che poi è questo qua. Poi è questo qua che vediamo qua. Ah, quindi l'hai già anche pubblicato in pratica. Sì, perché era un po' difficile, allora magari, esatto, questo qua. Ah, quindi la gente c'è la soluzione. Sì, però no, l'ho messo al contrario, quindi un po' di sforzo bisogna comunque farlo, ecco. E quindi qua ho fatto che una volta che hai finito il percorso, io lo faccio saltando, ma in realtà lo dovete fare provando tutte le varie strade. Una volta che lo fate, arrivate poi nell'area qua su in alto, dove anche qui appare un ologramma che mi fa vedere la vittoria alla Nike di Samotracia, la storia di questa statua, insomma, quindi è anche, come si dice, didattica come cosa, ecco. No, infatti, beh. Un'altra cosa, che l'ultima che vi faccio vedere, è che nel percorso ho inserito anche queste pillole che vanno comunque raccolte, a parte che le istruzioni ci sono scritte comunque, vanno comunque raccolte, altrimenti il muro che vediamo qua non scompare. Quindi comunque non potete raggiungere la vetta dell'esperienza se non avete raccolto queste cose. E questi oggetti vi faccio vedere al volissimo, perché sono interessanti, perché quando io appena li raccolgo, vedrete che un pezzo di statua si forma. Ecco, vedete? L'ho raccolto e si vede il braccio. Ovviamente l'avrete già capito, se raccolgo il secondo pezzo, si vedrà l'altro braccio, e se raccolgo l'ultimo pezzo, che non ce l'ho fatta neanche con i superpoteri, eccomi qua. Se raccolgo l'ultimo pezzo, si vedrà anche la testa. Quindi qua mi sono immaginato il come potesse essere questa statua nell'antichità, insomma. Quindi ecco, ho giocato anche su queste cose qua. E quello, i trigger sono semplici trigger, anche questi qua. Quindi Sì, quindi hai dato tutto sommato soluzioni molto semplici, quindi molto è semplice. benissimo. Cioè, sì, è solo mettersi giù. Adesso no, non ve lo posso far vedere perché non vi condivido la telecamera e tutto, però io mi faccio gli schizzi proprio su carta, e mi faccio proprio le mappe logiche prima su carta, le cose che voglio fare, eccetera, eccetera. Quindi questo trigger semplicemente è come prima: quando io entro mi Comunque, fa tu ti rendi partire. conto che avendolo registrato adesso tutti sapranno come fare quello Squid Game. Vabbè. L'ho condiviso, però sono stato il primo a farlo, dai, questa gioia. No, se vuoi possiamo nella registrazione mascherare il pezzo, non so. No, no, adesso dai, non, cioè, non sono segreti militari, nel senso, sono semplicemente dei trigger che qualsiasi cioè persona può fare, ecco, sono Ascolta, ci solo. sono delle domande in coda che Ah, magari non ho risolve. visto, vediamo, Sì, scusami, allora comincia col non è. come funziona Avatar Teleporter, no? Che tu Allora, come funziona risolverai in Avatar? 20 secondi. Ah, l'Avatar Teleporter è una boiata, come direbbe, come si chiama? Vabbè, il personaggio che lo dice sempre. Basta importarlo, per esempio qua ne ho uno, vediamo un po'. Vediamo se ce n'è uno semplice da qualche parte, mi sa che li ho nascosti. Forse qua ce n'è uno, questo qua. Questo è un teleport. Funziona come No. gli altri, come il trigger, nel senso se lo prendi da spascia e lo butti Sì, in lì. realtà questo qua è. Allora, io utilizzo. Allora, lo si può creare da zero, però se noi utilizziamo proprio quello di Spatial, cioè nel senso, se noi andiamo sotto, vediamo se c'è sotto example, quello standard di Spatial, mi pare che sotto example feature demo, prefab, no, questa è solo la guida. Adesso non lo vediamo, un po' se scrivo teleport, questo forse, esatto, vedete, io questo qua è di Spatial, non l'ho fatto io proprio, è il loro prefab del teleport.
Quindi se io me lo porto in scena, praticamente mi crea il prefab e il punto di arrivo. Punto. Quindi non c'è da programmare nulla. Quindi se io Ma il metto, punto d'arrivo devo spostare la mano, in lo pratica sposto a cosa. mano, quindi se io il punto di arrivo lo metto qua. Ah, io pensavo che bisognasse mettersi un oggetto lontano e lui teleportasse quello, perché non l'avevo ancora No, no, cioè provato. lo puoi anche fare, però se uno non vuole sbattersi, non vuole, cioè, è già pronto, è questo qua. Quando io faccio play, questo punto qua non lo vedi, e quando tu entri in questo teleport, direttamente ti porta in quest'altro Ah, quindi è punto. più facile ancora di quello che pensavo. Massimo, che ha fatto la Ah, domanda, è d'accordo? sì. E poi allora aspetta, una domanda. Ho notato che creando gli ambienti una volta importati. No, aspetta, Sì, quella sono. domanda è quella dopo. Sono piattaforme. Questa qua, avevo una domanda. Ho notato che creando degli ambienti in spazio d'aiuto, una volta importati questi all'interno di spazio utilizzando un visore, ho trovato uno sfarfallio sui fondi più lontani. Allora, qua è un po' più complicato perché, allora, se voi il mio mondo lo andate a vedere col visore, lo vedrete molto molto più brutto perché il mare non ha questa qualità in movimento, le ombre, viene tolto il baking, tutte queste castrazioni, tra virgolette, le fa spatial perché se noi andiamo a vedere, lo farete poi più avanti in futuro, però se noi andiamo a vedere qua le regole che ha messo spatial, che sono queste qua. Lui mette per il web, per il Quest e per il mobile dei settaggi grafici, ok? Quindi per esempio per il web io ho il settaggio performante, che vuol dire magari lo utilizzo in un cellulare vecchio, oppure ho il settaggio bilanciato, oppure ho il settaggio high fidelity. Vedete, ogni volta che io premo questi settaggi, qui a destra vedrete dei parametri. Quindi, per esempio, il settaggio performance, per esempio, ha una visibilità delle luci di 25 metri. Quindi, se io faccio degli ambienti molto grossi, molto, molto distanti, e ho delle luci, queste purtroppo mi funzionano fino a 25 metri, capito? È una questione di performance, ma ovviamente visivamente è più brutto. Se io clicco su High Fidelity, vedi, arriva a 45, quindi ho maggiore qualità delle ombre. Ho le soft shadow, ho tante cose che capito che sono gestite da questi profili qua, che però sono di spatial, quindi ci Non li arrangiamo. puoi cambiare in pratica, questo è Allora, quello. io ho provato a cambiarli, qualche cosa funziona, però alcune sono proprio legate adesso non volevo far complesso, cioè alcune cose non si possono cambiare, ecco, non Sì, volevo farvela chiaro. troppo complessa. Quindi quei difetti che diceva Andrea Bangrazzi sono Allora, legati a questa cosa qua? l'anti-aliasing mi pare che sia gestito dalle telecamere, se ben mi ricordo, però non puoi metterci degli anti-aliasing particolari, temporal, cioè quelle cose particolari, devi prendere quello che ti dà lui. Qua Va c'è bene. l'anti-aliasing 2x, anzi, per esempio, il performance non ha neppure l'anti-aliasing. Ah, sì, ha l'anti-aliasing 2x, ma non ha l'HDR, per esempio. Quindi, ecco, se siete interessati, andate a vedere questi setting che sono standard di spatial. Io non li ho mai toccati. Sì. Ma è Proviamo di già molto nuovo. avanzato, eventualmente Sì, no, dopo infatti non ve li approfondiamo. faccio vedere perché a Dopo volte c'è. approfondiamo Neanche io, neanche io, Lili. se è il caso, perché comunque Nel sono. mondo. Cioè, E poi la. Rosaria poi chiede il Ah, tempo fantastico. impiegato per crearlo. Allora, in realtà per creare un mondo semplice ci impiego poco. Per esempio, qua sto facendo un metaverso, mi pare un padiglione. Ma è quello che non volevi far vedere prima. No, 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 è un Anche. altro, è un altro. Questo qua è un networking sempre per dei tipi che hanno quel mio spazio online e mi Sì, hanno no, chiesto di era solo che fare. in una foga magari poi ti confondevi. No, 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 un altro. Questo qua è un piccolo padiglione dove tu entri dentro, hai una reception, hai
hai delle aree, hai delle sedute, eccetera, eccetera, no? Qua avrai, ci sono un'area di networking, poi c'è un HDR, eccetera. Però diciamo, per fare uno spazio, ecco, così piccolino, in genere ci metto, boh, un giorno di lavoro di modellazione, di texturing, anche per inventarlo, perché non è assolutamente semplice inventarsi uno spazio, perché poi comunque lo dovete importare dentro Unity, provarlo, vedere se le altezze sono giuste, ritornare in 3D Studio, rimodificare le cose, rimportarlo dentro. Poi una volta importato non è così veloce, perché ogni pezzo ci dovete mettere i collider, capito? Cioè per far sbattere il personaggio. Quindi cioè, le prove ci sono, e quindi questo trial mi dura magari un altro 1 o 2 giorni. Diciamo che uno spazio in 3 giorni lo porto a casa, ecco, in 2 o 3 giorni di lavoro lo porto a casa. Ovviamente non uno spazio così complesso. Diciamo che per Sì, poi qui programmare. c'è anche uno studio anche sulle luci, sui riflessi, Esatto, sulla lì questo normal c'è tutto. map, mi sembra che è anche usato, o sbaglio, sì. Sì, questo c'ha tutte normal map, ma al di là di quello proprio è la luce. Che è tutta bakata, e questo è molto complesso per farlo, perché dovete portare dentro i modelli, questa è la mappa di illuminazione, li dovete generare poi le mappe di illuminazione, le dovete far calcolare alla GPU, vengono precalcolate, quindi l'ambiente è così bello perché tutto viene precalcolato prima, ed è così veloce per quel motivo lì. Questi effetti non li potete avere sicuramente con il real time, capito? Quindi, però Sì. questo è, non andiamo, è troppo complesso adesso Sì, certo. vedere queste cose. Ah, Invece c'è per una pro... domanda che di qualcuno che non riesce a fare. Ha Io trovato ho la trovato la sequenza di. sequenza dei numeri, ma non riesco a salire sul tetto. In che senso? Una volta che tu sei qua, basta fare, vabbè, ve lo svelo. Ah, non riesce a salire nel tetto, ma perché? Perché mancano alcuni gradini, vero? Questo è un trucco un po'. Sono stato un po' cattivo, esatto. E sai perché non riesci ad arrivare nel tetto? Perché l'ultimo numero, se l'hai indovinato, è un numero che si ferma prima del tetto. Quindi se sei stata brava ad indovinare. Dopo il 9, esatto, c'è un altro numero. Che è 3, ve lo svelo, che è 3, quindi fai 3 passi, però non arrivi al tetto. Per arrivare al tetto basta che salti, perché lì è talmente vicino che ti basta saltare. Una volta arrivato nel tetto, poi guadagnerai il triplo salto, eccetera, eccetera. Questo l'ho messo perché chi arriva alla fine, chi indovina la penultima sequenza, pensa di aver vinto. E quindi cammina velocemente per arrivare al tetto, però in realtà non devi camminare velocemente, devi camminare di questi tre scacchi. Se ne fai quattro, cadi di sotto, capite? Esatto. Quindi lì basta saltare e arrivi tranquillamente al tetto. Ok, ha trovato la sequenza dei numeri, questo niente. Che modello, il tempo. Ah, ok, diciamo dei tempi. Allora. La parte principale l'ho fatta abbastanza, insomma, velocemente, però la seconda parte, per esempio, questa qua dell'isola sospesa, questo qua ci ho messo circa, adesso non mi ricordo, però ci avrò messo 2 o 3 giorni per farla, perché è stata la prima volta che mi sono studiato gli script. Diciamo, quest'isola mi è servita proprio per capire come funzionavano gli script. Quindi ci ho preso gusto e ho creato questa esperienza, diciamo. La seconda esperienza, questa qua invece, di quest'isola qua giù in fondo, questa qua, che l'ho messa dopo, perché l'ho fatta modulare, non l'ho fatta tutta nello stesso. E questa qua ci ho messo abbastanza, perché ci avrò messo, io penso, una settimana. Perché è stato complicato capire come fare il percorso, gestire proprio tutto quanto, cioè proprio ideare l'esperienza, quindi una settimana tra tutto, tra l'ideazione, la realizzazione e tutto quanto, insomma. Quindi ci ho messo una settimana buona.
E per fare invece questa qua delle piattaforme invisibili, e io penso di averci messo anche qua una buona settimana, se non due, perché devo capire bene il funzionamento delle piattaforme, cioè praticamente voi quando camminate su questa piattaforma, vi compare in anteprima, ecco, io sono qui. Appena cammino mi appare la piattaforma, quindi ho dovuto studiarmi il come far apparirla questa piattaforma, perché se poi vado avanti mi appare la seconda e scompare quella dietro. È stato un po' complicato questa cosa qua. Inoltre Questo è uno script cercavo, vero, è uno script questo è vero. tutto, no, questo è tutto, ma allora è uno script vero? Se ti devo rispondere, ti rispondo sì, ma se ti devo dire la complessità dei nodi che ci sono dentro questo script sono pochissimi, saranno, adesso non vorrei dire una cavolata, ma saranno una decina, ma neanche, sono Sì, molto pochi. però Quindi il mestiere del coder, cioè del programmatore, anche ma con poco riesce a la cosa, incasinarsi. no, la cosa più importante è farlo su carta, cioè io veramente, se vi faccio vedere gli schizzi, mi sono fatto proprio i quadratini con i box, con quello che voleva che accadesse. Quindi questo gioco poi tra l'altro chi ha il VR è più difficile giocare in VR perché ovviamente essendo così quando cammini devi andare piano piano col joystick ecco e far apparire la piattaforma successiva. Quindi è un po' più complicato, però si riesce, cioè c'è una persona No, infatti, adesso non sono ancora entrato col VR, ma volevo provarci assolutamente. si è entrato col VR. Purtroppo non hai questa qualità grafica, solo quello, ma non dipende da me, dipende Questo. da appunto da Spatial. Poi una volta che tu sei abbastanza bravo, paziente, che hai risolto le quest e tutto quanto, puoi raggiungere il tetto e magari farti una birra con gli amici, che qua ho messo una birra virtuale con delle patatine. Quindi questo qua è un'area dove tu puoi parlare, gli altri non ti sentono e ovviamente se hai finito la quest, la volta dopo che rientri, qui c'è un teletrasporto in quest'area. Alla terrazza privé. Sì, Quindi senza fare tutto il giro. voi questa cosa qua probabilmente non la vedete se non avete fatto la quest. Una volta che l'avete fatta, hai il teletrasporto che ti porta direttamente qua, vedi? Ecco, Quindi allora io direi che abbiamo finito. no, ti ho sfruttato, ti abbiamo sfruttato insieme tutti. E ci sono altre domande, ma direi eventualmente, ecco, se gli altri volessero farti delle domande, come possono, Allora, se con le Baked Light rispondere? hai usato le probe group? Sì, questa è una domanda tecnica. Ho usato le probe group perché per forza, perché altrimenti l'omino aspetta, metto il mio avatar normale perché altrimenti non si vede. Questo qua è l'avatar stupido che ho fatto, lo Sticky Man. Ecco. Perché quando entri qua dentro, vedi, l'avatar diventa più chiaro perché c'è più luce. Quando arrivo qua diventa più scuro perché c'è meno luce. E questo l'ho fatto con le probe. Però è una cosa un po' più tecnica. La domanda Eh sì. ovviamente Eh me l'ha fatta lui perché conosce. sì, perché lui è esperto quasi come te o E forse anche di quindi più. questo qua è il Probe Light Group, se lo vuoi vedere, ma è questo qua. Ho messo ancora un po' di mistero, però ne ho cominciato a vedere, ma. Ah no, vengono molto bene, cioè sì, per quello vengono bene, cioè più le fai dense, più vengono bene, ovviamente. Poi l'ultima cosa è che il backlight ho usato questo, oh, ci sono, bellissimo l'ambiente del tutto. Ah bravi, se ci siete mettete anche un cuoricino, così almeno facciamo vedere che in Italia facciamo le robe fatte bene. Allora, bellissimo l'ambiente design, complimenti. Dopo aver importato lo spazio su Spatial, hai aggiunto o fatto altro? Così intendi? Sì, cioè nel senso, se io aggiungo elementi, che cosa faccio? Vado nel 3D di 3D Studio, importo le cose qua dentro. Oppure anche no, posso anche importare oggetti, tutte, per esempio le rocce le ho messe direttamente qua in Spatial.
perché mi sono fatti prefab, le sposto come voglio, le duplico, sono molto leggere e anche queste qua sono Ma a oggetti parte veramente. che credo di capire che una volta che uno ha un po' di esperienza su Unity, gli viene meglio farlo in Unity che non farlo in Spatial, perché Allora, muovere gli oggetti in Spatial sì, sì, direttamente è sì, un po' sì. No, io complicato. faccio tutto in Unity. E infatti, se notate, qua in Unity ho messo questi placeholder, questi qua, che sono standard di Spatial, che sono questi qua. Sono degli empty frame, sono dei frame vuoti. Così, quando io vado nel backend di Spatial, posso associare a questo un'immagine, un video, capito? Quindi non devo morirci dietro Ma per quando spostarli. ripubblichi poi se li conserva, vero? Sì, quando le pubblichi ti viene. Vengono riassociati, non è che quindi si ricorda nei frame che cosa erano No, no, qua, associati. quando pubblichi tu vedi questo. Anzi, mi sa che qua. No, ma la mia preoccupazione era che se per caso aggiungo un frame, tolgo un frame, tutti gli altri che non sono toccati rimangono uguali, cioè Sì, non devo rimane fare. tutto identico. Sì, questo frame qua sì, lo cancello, vedrò che c'è scritto frame vuoto e quindi te lo fa vedere, insomma. Quindi se tu clicchi su questo, poi adesso lo sblocco Sì, diventa un oggetto, e diventa un diciamo, oggetto, quindi normale di lo Spatial. normale, sì, li posso cambiare, lo posso Va editare. bene, allora io ti blocco perché comunque siamo arrivati Ok. a circa un'ora e un quarto, un'ora e mezza, che è di solito il massimo che registriamo, anche perché Ok. poi la gente si Poi stanca se un po' volete, io quando. entro qui nello spazio, ci sono, quindi qua nella chat, oppure insomma, se volete condividere delle cose, ci sono. Oppure se mi mettete tra gli amici o anche qua su Spatial, appena pubblico anche un altro spazio, magari lo potete guardare, non c'è problema. Ah, guarda, l'ultima cosa. Dato che questo spazio l'avete già visto, esco un secondo al volo e vi faccio vedere quello. Ne ho fatto un altro commerciale che c'è qua che si può vedere. Questo qua è il primo spazio che ho fatto con le poche conoscenze che avevo Quindi questo è il di. tuo primo. Questo è il primo lavoro che ho fatto a marzo. Esatto, questo qua. Questo è uno showroom. È uno showroom che questa azienda ha fatto da realmente, quindi esiste. E quando l'hanno aperto abbiamo fatto l'inaugurazione e l'abbiamo fatto anche nel metaverso. Quindi abbiamo fatto l'apertura, che è questa qua poi. Qua c'è il video della festa che abbiamo fatto nel party. E se vedete qua nel video. Vedi, lo showroom è molto simile a come l'ho modellato io. Stessi colori, stesse piattaforme, stesse cose, capito? Dopo, ovviamente, noi l'abbiamo fatto più semplice, però è identico, cioè, nel senso, qua ci sono tutte le indicazioni dell'azienda, è identico. E la cosa che ho imparato è stata quella degli avatar, cioè, qui io mi avvicino a questo avatar Ciao, sono K1, e mi l'assistente parte virtuale l'audio. di SFA Italia. E questo avatar l'ho messo qui perché gli altri appaiono quando mi avvicino agli altri prodotti. Per esempio, mi avvicino a questa vasca. Appare L'impegno costante nella ricerca. e scompare. L'impegno costante nel. Quindi, diciamo, ecco, questo ve l'ho fatto vedere perché è stato proprio il primo lavoretto che mi hanno chiesto. Qua abbiamo fatto I vedere nostri i piatti piatti. sono realizzati in mineral composite, materiale proveniente. E basta, qua dopo ci sono ovviamente le immagini, queste le ho fatte io perché sono comunque immagini, io facendo anche rendering, modellazione, queste sono le immagini che gli ho fatto io da mettere nei loro cataloghi, però diciamo l'ambiente è questo. Qua ci sono i loro prodotti. Sono lieta di presentare. Questo qua è stato un po' tosto perché abbiamo dovuto rimodellare anche i loro prodotti, però alla fine dai, siamo riusciti. E questo spazio qua, se lo vedete nel visore, avrà ovviamente meno qualità perché cioè, tutte ombre, ombrine, queste cose qua le toglie. Ah, per rispondere al ragazzo di prima che si chiama André delle Probe Group, se tu guardi il mio omino che camminerà dentro quest'area molto rossa, ecco, vedi, diventa rosso, prende.
prende la luce rossa dello spazio Ecco, perché. questo è un esempio che secondo me è molto didattico, perché se no spiegare Light Probe, ma poi lo faremo un'altra Sì, volta, esatto. No, è no, quasi infatti. è difficilissimo per una persona che non le ha mai Esatto. No, no, ma viste. infatti ho risposto veloce solo perché ce l'avevamo qua. Va bene, allora senti, io interrompo la Va bene. conversazione, ti ringrazio moltissimo per quello che hai fatto Grazie, grazie vedere. a voi e niente, aspetta che chiudo la musichetta perché Aspetta, stoppo la registrazione. Ok.